Maria Rita Gismondo torna a parlare delle polemiche sui vaccini in Italia. Ospite della puntata del 17 maggio di Fuori dal Coro, picchia di nuovo duro soprattutto sulla comunicazione della campagna vaccinale. Guardi, io penso che il peccato originale di tutte queste cose che sono sorte intorno ai vaccini, ma anche il fatto che abbiano suscitato in alcuni un certo atteggiamento scettico, è proprio la mancanza di trasparenza. È questa dunque la prima oggettiva e innegabile accusa denunciata da pochi nel mondo dei mass media e solo da Gianluigi Paragone in Parlamento quando attaccò direttamente il ministro Speranza in aula chiedendo e pretendendo più trasparenza. Continua la Gismondo dicendo che dall'inizio dovevamo dire che visto il disastro e il dramma che stavamo vivendo era necessario affrettare una ricerca che sicuramente ci avrebbe portato ad approfondire caratteristiche dei vaccini che non c'era stato tempo di approfondire. Abbiamo, non so, conosciuto che non ci coprivano per un anno, ma solo per 4 mesi. Quello che doveva essere monodose, poi invece non era monodose, Perfetto. Johnson & Poi la Johnson. fascia di età sopra i 50, Sotto sotto i 50. 50. Adesso pubblicare documenti con questo mistero non fa altro che diciamo suscitare dalla parte della gente insicurezza e sfiducia. E la cosa di cui non abbiamo bisogno in un momento che ancora è a cavallo tra l'emergenza e la normalità è la sfiducia della gente. Giordano poi sposta l'argomento sulla quarta dose, con alcuni esperti che dicono di aspettare per fare il secondo booster, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza chiede di accelerare con le somministrazioni. Dobbiamo distinguere due fasce di popolazione. Se parliamo di soggetti fragili, che certamente hanno coperture più brevi e rischiano, potrebbe essere plausibile una quarta dose, ma per chi è in buona salute, fare una quarta dose oggi, secondo me, non è assolutamente utile.